La Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha ricevuto il coordinamento dell'intergruppo parlamentare dei braccialetti bianchi, impegnati a riformare l'articolo 416-ter del Codice Penale per colpire più efficacemente la corruzione e il voto di scambio politico-mafioso. Le proposte di riforma sono lo sviluppo della campagna Riparte il futuro, lanciata prima delle elezioni da Don Luigi Ciotti con Libera e il gruppo Abele e sostenuta al momento dell'incontro con Boldrini già da 250.000 firme di cittadini e da 259 deputati. All'incontro in particolare hanno partecipato i deputati Antimo Cesaro, Claudio Fava, Davide Mattiello, Salvatore Micillo, Rosanna Scopelliti, Rosa Villecco Calipari.